Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro del gruppo Famiglie. Il cui titolo è Suicidio ed autolesionismo nei giovani. È un argomento mh, purtroppo molto attuale, già da qualche anno, ed è utile da conoscere dal mio punto di vista perché, anche se ci fossero dei genitori che non hanno dei figli con questi problemi, però possono imparare qualcosa per essere utili. Per aiutare altri genitori che magari hanno dei figli con questo tipo di problematiche oppure può essere utile anche per i ragazzi che magari eh, hanno dei loro compagni di classe o, o compagni di gioco, insomma, che eh, frequentano che magari sono in difficoltà e stanno vivendo un profondo disagio eh, al punto anche da pensare di porre fine alla propria esistenza. Parto dicendo che il suicidio è sempre un fallimento per tutti, non soltanto per la persona che lo compie, ma per tutta la società e per vari motivi che vedremo. Quindi siamo tutti bene o male responsabili a più livelli. Comincio col dare qualche dato epidemiologico rispetto al suicidio. Già nel 2022 l'Unicef segnalava che nel mondo ci sono quasi 46.000 adolescenti che muoiono a causa di suicidio ogni anno. Cioè più di uno ogni 11 minuti. Il 50% di essi si sente triste, preoccupato, angosciato o frustrato. Già nel 2019 veniva segnalato che il suicidio è diventata la seconda causa di morte tra i giovani, specialmente nella fascia tra i 15 e i 24 anni. Il suicidio nel mondo è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia ci sono circa 200 decessi all'anno. Questo aggiornato a quattro anni fa come dato, che riguarda i ragazzi sotto i 24 anni. È in crescita anche il fenomeno dell'autolesionismo. Al Bambin Gesù di Roma, famoso ospedale pediatrico, le richieste urgenti in pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario sono aumentate di 20 volte negli otto anni che vanno dal 2011 al 2019. L'Organizzazione Mondiale della Sanità a sua volta. Ha sottolineato che i suicidi si pongono al secondo posto tra le cause di morte nella fascia 15-29 anni. E oltre il 5% in Italia dei 4.000 suicidi che succedono ogni anno, che avvengono ogni anno, è compiuto da ragazzi sotto i 24 anni. Crescono allo stesso modo e parallelamente i casi di autolesionismo e di comportamento suicidario tra gli adolescenti. L'offerta assistenziale nel nostro paese, ovvero i luoghi di cura possibili, eh, sono veramente, è veramente molto limitata rispetto al carico crescente di richieste eh, che ci sono in questo ambito. I dati dimostrano che un bambino, un ragazzo, si taglia per esempio, e quando lo fa diventa poi a potenziale rischio successivamente anche di suicidio. Per cui intervenire precocemente è l'unico mezzo per interrompere questa spirale pericolosissima. Ovviamente per cercare di aiutare giovani e giovanissimi, ma non solo loro, ci sono stati varie organizzazioni, istituzioni, anche ospedali come lo stesso Bambin Gesù di Roma, che hanno attivato delle helpline dei numeri verdi oppure delle consulenze telefoniche, oppure tramite le app su tablet e smartphone, alle quali rispondono degli esperti che garantiscono privacy e anonimato e che cercano di aiutare ragazzi e ragazzini in difficoltà, in crisi emozionale, in scompenso emozionale, emotivo, o anche i loro genitori e i loro insegnanti. Leggo qualche altro titolo di giornale, sempre 2022, si parla di strage dei ragazzini. Mai così tanti suicidi o tentativi di suicidio secondo i dati di Telefono Amico e dell'Ospedale Bambin Gesù. Con la pandemia sono quasi raddoppiati. Un dramma alimentato da bullismo e web, quindi, già si incomincia a eh, intravedere quali possono essere dei fattori di rischio, quantomeno. Un altro titolo, allarme tentati suicidi tra i giovani, al bambino Gesù 400 accessi nel 2022, quindi sono dati abbastanza freschi di un anno fa. Adolescenti, casi di tentato suicidio aumentati del 75% e questo è un titolo del 2022 di un anno fa. Le richieste di consulenze neuropsichiatriche per stati ansiosi o depressivi anche in urgenza sono lievitate di 40 volte in due anni, cioè tra il 2020 e il 2022. In Europa tre suicidi di adolescenti al giorno e anche qui il suicidio tra gli adolescenti e gli giovanissimi è la seconda causa di morte. A rapporto UNICEF, 9 milioni di adolescenti e giovanissimi con problemi di salute mentale. Un rappresentante dell'Unicef per le istituzioni dell'Unione Europea ha commentato, ora sappiamo che non agire ha un costo elevato. La perdita annuale di capitale umano che deriva dalle condizioni generali di salute mentale in Europa tra i bambini e i giovani tra 0 e 19 anni è di 50 miliardi all'anno. Quindi anche letta da un punto di vista, ahimè, solo materialistico ed economico, eh, la perdita economica legata a questa situazione di disagio mentale e anche di appunto, tentativi di suicidio, di autolesionismo è pesantissima anche dal punto di vista eh, diciamo della, della perdita economica, insomma del costo che hanno. Recentemente è stata fatta un paio di mesi fa una intervista alla direttrice dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile dell'azienda ospedaliero universitaria. Eh, di un ospedale qui del Veneto, la quale ha confermato lo stato di crisi e di emergenza emozionale in cui si trovano tantissimi giovani, questo confermato anche dai dati di Telefono Amico Italia, che dal 1967 cerca di aiutare queste persone e quello che si è registrato è stato un aumento costante, crescente di contatti, di richieste di aiuto anche da parte dei giovanissimi, cioè degli under 19 che chiedono aiuto soprattutto tramite WhatsApp e tramite email ovviamente da buoni millennials. Ecco. Ehm, infine ecco, cito anche eh, quanto riportato dal servizio psicologico che si chiama Inoltre della Regione Veneto, avviato nel 2012, quindi 11 anni fa, che ha mh, sottolineato come fino ad oggi Siano state accolte 15.000 richieste tramite contatto telefonico, richieste di aiuto e siano state all'incirca salvate mille vite a rischio grazie a, questi, a questo servizio. Con l'arrivo del Covid-19, questo è un dato certo, il numero di chiamate è cresciuto a ritmi mai visti prima. Ecco, questo per dare alcuni dei dati epidemiologici, ce ne sono tanti altri ma che per motivi anche di tempo non sto qui a dire però per dire che il fenomeno è un fenomeno rilevante eh, che, non, che non si può nascondere, ecco, non, non si può fare finta di niente. Parto subito con delle definizioni eh, che hanno a che fare con suicidio e autolesionismo, che sono due concetti diversi. Allora, l'autolesionismo consiste in atti volontari autoinflitti, dolorosi, distruttivi o lesivi, vedremo cosa vuol dire, eseguiti però dal soggetto senza l'intenzione dichiarata di morire. L'ideazione suicidaria consiste in pensieri riferiti alla messa in pratica di azioni atte a produrre la propria morte. Ovviamente l'ideazione suicidaria può avere gravità diverse a seconda della specificità dei piani di suicidio e del grado dell'intento suicidario. È chiaro che a tutti può capitare, anche a persone che sono assolutamente sane, di essere talmente stressate psicofisicamente in determinati periodi della propria vita che vi può venire da dire, signore prendimi, fai che io mi addormenti, non mi svegli più. Quindi un'ideazione di morte ad un livello così abbastanza basale, ecco, che può succedere anche a volte di pensare. Però se si sale con eh, l'idea, con il livello di progettazione, di intenzione, e quindi da un'idea di questo tipo, così forse semplice, elementare, ad un'idea del tipo, sto pensando seriamente, di uccidermi e sto incominciando a pensare in che modo farlo, cioè che mezzi utilizzare per farlo. E quindi arrivo ad una intenzione e poi dopo salgo ulteriormente di livello di gravità e arrivo ad un progetto, quindi sto male, voglio morire, ho deciso anche eh, come farlo, adesso devo trovare il modo di procurarmi il mezzo e poi di fare un progetto, cioè premedito già quando lo farò più o meno a che ora, cosa faccio prima e come arrivo a fare il gesto esattamente eh, in maniera sempre più specificata, più precisa. Ecco, noi capiamo che questi sono pensieri suicidari ma di eh, progressiva gravità crescente e più la cosa è sistematizzata, più la cosa è organizzata nei dettagli, più devo stare attento, se mi capita di conoscere una persona di questo tipo, perché il rischio cresce parallelamente, che lo possa fare sul serio ovviamente il gesto. Si parla di minaccia di suicidio quando vi è una verbalizzazione, quindi a parole, dell'intento di mettere in pratica un atto di suicidio oppure l'avere iniziato un gesto che se portato a termine può condurre al suicidio. Si parla di gesto suicidario come un gesto che il paziente ritiene di ridotta letalità, viene chiamato a volte anche parasuicidio, cioè un comportamento che manca della vera intenzione di uccidersi, ma che comunque comunica in una certa misura un intento suicidiario agli altri. Quindi come tale non va minimizzato. Poi vi è il tentativo di suicidio, che significa che le persone che volendo commettere il suicidio, che vogliono commettere il suicidio, non vi riescono per cause indipendenti dalla loro volontà. A volte sono cause fortuite o apparentemente sembrano tali. A volte perché c'è qualcuno che convince la persona ad desistere da quello che è il proprio intento, a volte anche perché vengono proprio bloccate fisicamente, insomma, dal farlo. In un qualche modo, però, il tentativo è tale perché il progetto suicidario non è andato a termine, non è andato a buon fine. Io aggiungerei anche un'altra distinzione tra suicidio attivo e suicidio passivo, perché il suicidio attivo prevede che una persona attui dei comportamenti direttamente eh, diciamo correlati al fatto di mh, uccidersi, quindi di procurare la morte. Invece il suicidio passivo, che è un equivalente suicidario, consiste in tutte quelle azioni che io non faccio e che invece sarebbero necessarie per il mantenimento della mia vita. Se io decido di eh, eh, non idratarmi, non bere, non mangiare, eh, non prendermi più cura di me, di lasciarmi andare, Oppure se ho una malattia di non curarmi, anche con farmaci importanti, con farmaci salvavita, a questo punto io praticamente mi sto suicidando, non sto facendo niente di attivo, ma lasciandomi andare passivamente, di fatto il concetto è lo stesso. Io sto lavorando perché la mia vita cessi e quindi è un equivalente suicidario. Parlando nello specifico di suicidio nell'adolescenza e, e nella giovinezza, comunque nel, almeno nei primi anni di giovinezza, Ecco, abbiamo già detto che è la seconda causa di morte nella fascia 15-24 anni, abbiamo già distinto tra suicidio riuscito e tentativi di suicidio, e poi anche vedremo i gesti di autolesionismo, che sono un'altra cosa. Di solito i maschi tendono ad utilizzare delle modalità più letali, più cruente. Il miglior approccio per la prevenzione, lo dico già fin da adesso anche se poi lo approfondiremo, è quello di partire ovviamente dalle famiglie e poi anche dalle scuole, almeno questo sarebbe auspicabile. L'ideazione suicidaria non è rara, può presentarsi in qualsiasi individuo sano e ho fatto l'esempio prima no, dell'idea eh, vorrei non esserci più, vorrei dormire e non svegliarmi più, ma i pensieri di suicidio divengono preoccupanti quando si presentano come possibile e unica soluzione ai propri problemi. Nel campo del suicidio, ovviamente ci sono dei fattori di rischio per il suicidio, poi ci sono fattori anche protettivi rispetto al suicidio, poi ci sono anche campanelli di allarme che secondo me sono importantissimi perché la gente non li conosce, che sono quelli che mi fanno mh, intuire che quella persona sia un rischio imminente o a breve termine di volere togliersi la vita. Sono tutte quelle cose, quegli aspetti che la persona, di solito il familiare, il congiunto, l'amico, ricostruisce solo a posteriori quando qualcuno glieli spiega, ma che lì per lì non sono evidenti, cioè non, non sono importanti per quella persona o per quelle persone, perché non riescono a interpretarli come dei segnali. E invece sa, sapere quali sono è molto importante perché tu potresti salvare la vita a una persona. Salvare la vita di una persona lo puoi fare se in arresto cardiaco col massaggio, cardiaco, la respirazione bocca a bocca con l'uso del defibrillatore, ma salvare una vita di uno che vuole suicidarsi, lo puoi fare se tu capisci un minimo quali sono i fattori di rischio, i segnali di allarme e sai che cosa fare se ti capitasse di venire a contatto con persone di questo tipo. Tra i fattori di rischio eh, dal momento che più del 90% delle persone che tentano il suicidio hanno un disagio mentale ci sono sicuramente disturbi psichici come possono essere la depressione maggiore che nel 2030 diventerà la causa numero uno di morbidità cioè di malattia nel mondo quindi supererà i tumori, gli ictus e gli infarti questioni di 7 anni, poi c'è il disturbo bipolare sempre tra i disturbi dell'umore anche questo abbastanza frequente, situazioni di iperagitazione, ansia grave, insonnia notturna Abuso di alcol e di droghe. L'abuso di alcol e di droghe come fattore indipendente da tutti gli altri aumenta dalle 20 alle 30 volte il rischio di aggressività verso se stessi e verso altre persone. E poi eh, ci sono anche altri disagi mentali, per esempio l'anoressia nervosa grave può portare al suicidio, la psicosi, la schizofrenia, persone che sono allucinate, sentono le voci, cioè allucinazioni ud ud uditive. Sentono frasi, parole che gli dicono uccidici, ucciditi in maniera eh, imperativa, frasi di comando, e la persona prima o poi, eh, ossessionata da queste voci, finisce col metterle in pratica e lo fa sul serio, risponde a, a questa sorta di ordini. Oppure disturbi di personalità, specialmente quelli emotivamente instabili, i cosiddetti borderline di personalità, che anche loro possono portare a fare dei gesti eh, di questo tipo sull'onda della eh, impulsività e della disreattività della perdita facile del controllo eh, degli impulsi. E, ecco, eh, e poi vedremo anche che una cosa molto importante sono i tentativi di suicidio eh, che la persona presenta nella sua storia clinica personale, nella sua anamnesi. Dobbiamo sapere che più una persona ha tentato precedentemente di togliersi la vita, una o più volte, Maggiore sarà il rischio successivamente, a mano a mano che aumenta anche il numero dei tentativi falliti, di poterne ripetere degli altri, fino ahimè, tante volte ad arrivare a quello risolutivo. Questo a parità di tutti gli altri fattori. Eh. Molta ignoranza esiste intorno al suicidio, come si diceva prima, perché? Perché ci vorrebbero più persone che vanno a formare e informare la popolazione generale, cioè i non addetti ai lavori. Se sapessero un minimo di cose potrebbero essere veramente dei ganci, degli strumenti per salvare vite umane. Ecco, ehm, pa partiamo allora innanzitutto con i cosiddetti miti, cioè delle credenze, delle fake news che sono molto diffuse tra la popolazione comune, tra i non addetti ai lavori, che invece sono state smentite da una mole ormai significativa di studi eh, scientifici fatti secondo tutti i crismi, tutti i criteri. Il primo è questo, per esempio, parlare di suicidio in classe, per esempio, contribuisce all'aumento di idee e comportamenti suicidari. Quindi ne parlo e della volta che glielo metto in mente. No, non è vero, perché parlare di suicidio in classe permette agli adolescenti di esprimere i propri sentimenti, facendoli sentire a proprio agio. E inoltre permettono a loro di poter chiedere aiuto a un amico, a un membro della scuola, a un insegnante, a uno psicologo scolastico eccetera 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 quindi parlarne è positivo seconda credenza falsa i genitori sono quasi sempre a conoscenza delle idee suicidarie del proprio figlio anche questo è sbagliato perché quasi il 90% dei genitori non sono affatto a conoscenza delle idee suicidarie del proprio figlio le vittime di suicidio avevano una comunicazione con i propri genitori significativamente minore peggiore meno soddisfacente rispetto alla media, quindi erano dei ragazzi o delle ragazze che parlavano poco oppure che avevano un pessimo rapporto con i propri genitori, per cui non gli hanno comunicato le loro idee sui, sui, suicidarie. Terzo, altra convinzione sbagliata: la, la maggioranza degli adolescenti che tentano il suicidio vogliono veramente morire. La verità è che la maggior parte degli adolescenti che tentano il suicidio non vogliono morire, spesso si trovano dilaniati dal dubbio e questo vale per ogni fascia di età, non solo per i giovani e gli adolescenti, questi provano nell'80% dei casi un disagio che manifestano attraverso messaggi verbali e non verbali e cambiamenti del comportamento, che hanno delle caratteristiche tipiche che però se tu non conosci, tu genitore, tu insegnante, eccetera, non riesci neanche a riconoscere. Cioè le vedi, le noti, ma non capisci che possono essere sottese da eh, ideazioni di suicidio in quella persona. Quarto, si crede che non ci siano differenze tra il comportamento suicidario di adolescenti maschi e quello di adolescenti femmine. La realtà, gli studi dicono che l'ideazione suicidaria e i tentativi di suicidio sono molto più frequenti nelle femmine, attenzione, tentativi di suicidio, al punto che eh, l'ideazione suicidaria è più frequente nelle femmine ed è maggiore da 1,5 a 2 volte in più rispetto ai maschi, e i tentativi di suicidio sono da 3 a 4 volte più alti nelle femmine rispetto ai maschi. Gli adolescenti maschi invece sono circa 5 volte più a rischio delle femmine di compiere tentativi di suicidio letali, cioè che vanno a compimento, mentre i tentativi di suicidio nelle femmine risultano essere letali una volta su 25, quindi... Le femmine 4 volte su 100 vanno eh, purtroppo ehm, a compimento con il tentativo, invece i maschi una volta su 3. Quindi 4% ci riescono le femmine, 33% ci riescono i maschi di portarli a termine, purtroppo con la morte. Quinta credenza che non è vera. Il metodo più comune per compiere il suicidio tra gli adolescenti è l'overdose di farmaci o droghe o cocktail di essi. La, ver la verità è che le armi da fuoco sono il metodo più utilizzato tra gli adolescenti, seguite dall'impiccagione. Un'altra cosa importantissima che pochi sanno è che il solo fatto di possedere un'arma in casa aumenta di gran lunga il rischio di suicidio tra gli adolescenti, senza tener conto di dove sia tenuta l'arma, se essa è alla portata di tutti o chiusa a chiave. Il solo fatto di possederla, cioè di detenerla, aumenta il rischio di suicidio a parità di tutti gli altri fattori, indipendentemente anche da tutte le altre variabili psichiatriche del caso. Nelle case in cui viene custodita, cioè detenuta anche sotto chiave, un'arma, il rischio di suicidio per un qualsiasi dei membri della famiglia è di 5 volte maggiore rispetto al resto della popolazione generale che non ha l'arma in casa, solo il fatto di averla. Un accesso ristretto alle armi è quindi un elemento di significativa diminuzione dei tassi di suicidio tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Guardiamo cosa succede negli Stati Uniti e impariamo, dove lì tutti possono comprarsi le armi a qualunque età. Sesta credenza sbagliata: dal momento che le femmine adolescenti commettono atti suicidari che risultano essere letali in un numero minore di casi rispetto ai maschi tali atti non dovrebbero essere presi seriamente. Invece la verità qual è? Uno dei fattori di rischio più attendibili per suicidio è proprio la presenza, come dicevo anche prima, di tentativi di suicidio nell'anamnesi di quella persona. Gli adolescenti che hanno già tentato il suicidio, almeno una volta o anche di più, sono otto volte più a rischio di tentarlo nuovamente. Da un terzo alla metà degli adolescenti che si uccidono hanno nella loro storia personale pregressi tentativi di suicidio non riusciti evidentemente alle spalle. Per questo motivo ogni tentativo di suicidio dovrebbe essere preso seriamente, indipendentemente dal fatto che sia stato tentato da un maschio o da una femmina. Il solo fatto che tu ci hai già provato prima deve farmi pensare che tu sei un soggetto da tenere sotto controllo. Settima credenza popolare errata, il comportamento suicidario ereditario. Non esistono studi che dicono che c'è un gene che fin dalla nascita, congeniticamente, ti condanna al fatto che tu nella tua vita ti suiciderai. Si è visto con gli studi che quello che può esserci è una predisposizione che non è legata a un singolo gene, ma a un cluster, cioè un gruppo di geni, che ti può portare a essere una persona più facilmente discontrollata, cioè che perdi più facilmente gli impulsi rispetto a un'altra. E quindi potresti anche perdere più facilmente gli impulsi in senso autodistruttivo, anticonservativo, cioè anche nel farti del male. Ecco, una predisposizione di questo tipo, che non è una condanna, può esserci, ma che esista un gene che è quello che ti condanna al fatto che tu, se ce l'hai, sicuramente commetterai suicidio nella tua vita, non esiste e non ci sono studi che lo dicono. Ottava fake, il suicidio tra gli adolescenti avviene solo tra ragazzi poveri. Ecco, non è vero perché può avvenire tra gruppi di qualsiasi estrazione socio-economica. Dopo ce cioè, ne sono alcuni più a rischio, altri meno a rischio, però potenzialmente non è che ci siano dei gruppi che non vengono coinvolti. Le scuole dovrebbero porre attenzione a fattori sociali ed emotivi, affettività, umore, l'inserimento tra i pari, per esempio, vedi gli immigrati, per determinare l'esistenza di un rischio maggiore in certe classi di studenti. Non a fake, le uniche persone in grado di aiutare un adolescente a rischio di suicidio sono i professionisti della salute mentale, cioè psichiatri e neuropsichiatri infantili. Non è vero perché la maggior parte degli adolescenti a rischio di suicidio non sono seguiti, molto spesso quando lo fanno la prima volta, da professionisti dell'igiene mentale. Ed è molto più facile che loro, un po' per stigma, per vergogna, eccetera, cerchino il contatto e l'aiuto di un familiare, se hanno buoni rapporti ovviamente con i familiari o di un amico o di una figura professionale dentro la struttura scolastica, che può essere l'insegnante, se si fidano, o lo psicologo scolastico, che tante volte diventano i primi baluardi, le prime persone a cui loro si rivolgono. Ecco, come dicevo prima, la prevenzione riguarda quindi tutti noi, tutti noi dovremmo saperci confrontare con un nostro simile a rischio di suicidio così come dovremmo sapere praticare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca o col pallone ambu in caso di, di arresto cardiaco. Ora eh, diciamo che eh, eh, quindi la prevenzione non, non deve essere solo nelle mani degli esperti, certamente questi soggetti dovranno essere poi accompagnati agli esperti del settore, però in prima battuta tutti dovrebbero sapere che cosa fare, come muoversi, come fare per ridurre il rischio. Che quella persona possa attuare queste idee, questi pensieri suicidari. Innanzitutto chiariamo che il suicidio non è mai legato a un solo fattore, è sempre, ha sempre una causa multifattoriale. Quindi, anche la persona che è sommersa dai debiti e dopo leggi sul giornale che si è suicidata non puoi e non devi dire che si è suicidata per i debiti, perché quello può essere stato uno dei fattori più importanti, ma non è mai l'unico perché ci potrebbero essere appunto persone che hanno gli stessi debiti di quella persona, ma guarda caso non si suicidano. Allora evidentemente ci sono un mix di fattori, quelli che a parità di debiti non si, non si suicidano vuol dire che hanno dei fattori protettivi rispetto al suicidio che vincono su quel grave fattore di rischio che è, per esempio, l'avere tanti debiti. Altri invece non hanno quei fattori protettivi e quindi il fattore di rischio diventa predominante e porta alla fine loro a suicidarsi. Quindi c'è un bisogno di un'informazione corretta per riconoscere, innanzitutto, gestire e indirizzare a un esperto l'individuo con crisi suicidaria. Ecco, come si diceva prima, i livelli di pensiero possono essere diversi, la persona può apparire triste, depressa, sola, dice frasi del tipo vorrei essere morto, non riesco a fare nulla, non posso più andare avanti così, sono un perdente, gli altri staranno meglio senza di me. Ecco, e bisogna sapere poi anche riconoscere quelli che sono i segni di allarme che eh, dopo andremo eh, ad elencare in maniera abbastanza minuziosa. Lo scopo è quello di ridurre la sfiducia, la disperazione e aggiungo io il livello di ansia e di agitazione di questa persona e vedremo in che modo e perché. Allora, quali sono le categorie di fattori di rischio per il suicidio nell'adolescenza? Ce ne sono tre di categorie. La prima è legata al tipo di famiglia in cui la persona vive, lo stile intrafamiliare di relazione e anche agli eventi stressanti che sono occorsi durante l'infanzia a questa persona. Quindi i fattori di rischio possono essere il fatto di avere uno o entrambi i genitori affetti da disturbi psichici, quindi la psicopatologia nei genitori come disturbi dell'umore o altri disturbi psichiatrici. C'è una familiarità. L'abuso di alcol o di droghe oppure la presenza di comportamenti antisociali all'interno della famiglia in un qualche membro della famiglia. Una storia familiare di suicidi o tentativi di suicidio in famiglia. Questa io cre come credente me la spiego anche da un lato spirituale, albero genealogico. La scienza ovviamente non dà questo tipo di spiegazioni, ma la scienza è arrivata a dimostrare che se tu hai un genitore, un nonno, comunque un tuo ehm, diciamo ascendente che ha commesso suicidio, tentativi o suicidi anche riusciti, tu sei una persona che va Tenuta, eh, che va attenzionata particolarmente perché il fatto solo che tu abbia avuto questi ascendenti che ci hanno provato o che purtroppo sono anche riusciti a portarli a termine questi tentativi fa sì che tu diventi automaticamente, potenzialmente, un soggetto a rischio. Quindi, la familiarità, quindi, non solo la storia personale della persona se ci ha già provato, ma anche quella dei suoi ascendenti, genitori, nonni, eccetera. Oppure persone, soggetti adolescenti che hanno subito in ambito familiare, specialmente durante l'infanzia, abusi di tipo fisico, psicologico o sessuale, oppure neglect, cioè che sono stati proprio non considerati, assenza emotiva o fisica di uno o entrambi i genitori. Quelle persone che crescono come se neanche li avessero, nessuno gli dà un po' di attenzione, un po' di accudimento, un po' di amore, zero totale, freddezza assoluta. Mancanza di comunicazione in famiglia, non si parla tra adolescente e genitori, mancanza, oppure quando si parla si, si litiga, litigi frequenti tra i genitori che non vanno d'accordo, situazioni di divorzio, di separazione, oppure purtroppo morte di uno o entrambi i genitori, quindi il ragazzo che, diventa, che si ritrova orfano, cambi frequenti anche di residenza, quindi traslochi che sono fattori di stress, aspettative che possono essere molto alte o molto basse da parte dei genitori. Verso l'adolescente, inadeguata autorità genitoriale, ambiente rifiutante in famiglia, cioè ti senti che non vieni riconosciuto e vieni rifiutato, eccessiva rigidità negli schemi educativi oppure persone che in un qualche modo sono state affidate, date in affido o adottate all'interno di famiglia, ecco potrebbero essere più a rischio, ecco questi sono fattori di rischio. Eh. Poi ci sono fattori di rischio legati. Alla persona, cioè, quella che è la personalità, la struttura di personalità della persona. Allora ci può essere la persona che è umoralmente, cioè che ha un umore instabile, che fluttua, che non è costante, passa da alti a bassi, da euforia a depressione, oppure persona rabbiosa, disforica, che si comporta aggressivamente a livello verbale o anche fisico, persona che ha un comportamento antisociale, persona che se succede qualcosa sulla spinta della rabbia tende ad agire. A passare all'atto, no? può lanciare degli oggetti, spaccare qualcosa, mettere le mani addosso a qualcuno, urlare, eccetera, eccetera. Alta impulsività, alta irritabilità, stili di coping e di pensiero origini, vuol dire persone che di fronte alle difficoltà non hanno resilienza e non sanno come fare per superare certi problemi, sono particolarmente in difficoltà nel cosiddetto problem solving. Persone che tendono a vivere in un mondo immaginario dove oscillano tra sentimenti di grandezza alternati a sentimenti di autosvalutazione, oscillano tra questi due poli. Senso di delusione nelle attività di tutti i giorni, della vita quotidiana, ansia marcata associata a lamentele somatiche, cioè persone ansiose che dicono di avere anche dolori fisici, stanchezza, inappetenza, comunque sintomi fisici. Sentimenti di inferiorità che la persona magari... Sente di avvertire dentro di sé che spesso sono mascherati da manifestazioni di superiorità, rifiuto o comportamento provocatorio verso compagni di scuola, adulti e anche genitori stessi, In, inoltre, anche incertezza circa la propria identità di genere, sono maschio, sono femmina, mi sento quello che sono, discorso del gender, oppure incertezza rispetto al proprio orientamento sessuale, quindi eterosessuale, omosessuale, eccetera. E poi la relazione conflittuale con i genitori o con gli amici. Ecco, anche questo è un fattore di rischio. Dal lato socio sociodemografico e culturale sono più a rischio, secondo gli studi almeno, le persone di un più basso status socio-economico, che hanno scarsa istruzione o disoccupazione in famiglia, oppure coloro che appartengono a delle minoranze etniche, che stentano ad integrarsi. Vedi certe categorie di immigrati, non tutti però quelle che non vogliono magari eh, integrarsi e che sono più in difficoltà. Quali sono poi le cause di comportamento suicidario tra i giovani volendole raggruppare in alcuni gruppi principali. Allora ci sono quelli individuali, allora abbiamo già parlato di de depressione come fattore di rischio, ma soprattutto non è, non è necessariamente vero che la persona debba essere depressa secondo i criteri clinici che uno psichiatra usa per diagnosticare la depressione. È una persona che sicuramente però soffre per un intensissimo dolore mentale, viene chiamato così: una sofferenza psicologica, intrapsichica, mentale legata a situazioni della propria vita stressanti che lo fanno soffrire tantissimo. C'è proprio un dolore enorme che questa persona sente e che non riesce ad andare via, non riesce a superare. E soprattutto un fattore di rischio importantissimo sono la cosiddetta hopelessness e helplessness, cioè la mancanza di speranza e la sensazione soggettiva di inaiutabilità. Se io dico che non ho più una residua speranza e che non mi sento più aiutabile da nessuno, allora in questi due casi il rischio suicidario si impenna tantissimo e bisogna alzare le antenne. La presenza di ansia, esempio, persona depressa che è ansiosa, è un'anima in pena, è agitata, eh, continua a muoversi, a pensare, a parlare, a rimuginare, non sta mai ferma, bene, questa è una depressione con componente ansiosa, è un, quello che noi chiamiamo anche tante volte umore misto, stato misto. Quindi ho dei vissuti depressivi dentro di me, sono finito, finirà male, non vedo più via di uscita, eccetera associati ad una carica dentro di nervosismo, ansietà, eccetera, molto marcata. In questo caso qui, questo tipo di soggetti qui, questa sottocategoria di depressi, è molto più a rischio di suicidarsi rispetto a quei depressi che pur anche loro stanno molto male e che magari proprio a causa della depressione passano la gran parte del giorno, tutti i giorni, tra il divano e il letto, il letto e il divano. Stanno male? Certamente che sì. Mangiano a stento, non si nutrono più, sono da ricovero, però sono talmente stanchi fisicamente spenti che, se anche avessero pensieri autoresili, loro non hanno la forza di metterli in pratica. Quindi, dal lato nel cui è ora, del rischio di suicidio, mi fanno meno paura. Mi fanno molta più paura quelli che sono molto carichi, pur essendo depressi, perché loro hanno una carica dentro, un nervosismo e una agitazione che, in un momento di scoramento massimo, li può portare anche impulsivamente a prendere la decisione di farla finita e lo fanno sul serio. Ecco, loro mi fanno più paura e devono essere anche maggiormente attenzionati eh, rispetto agli altri. La presenza a casa poi di conflitti familiari, abbiamo già detto morte, divorzio eh, dei genitori, abusi subiti, poi anche eventi di perdita da ragazzini che possono essere, mi ha lasciato la fidanzata, mi ha lasciato il fidanzato, oppure una ragazza che si ritrova inaspettatamente incinta, in gravidanza, oppure a scuola il fatto di aver avuto bocciature, sospensioni, lo stress da prestazione, quante persone ci sono che anche in età più matura, per esempio all'università, eh, non riescono a fare gli esami, raccontano per anni bugie ai genitori dicendo che li hanno superati, arriva dopo 4-5 anni il giorno fatale dell'esame di laurea, non si presentano perché si buttano dal decimo piano. E dopo scoprono che avevano uno o due esami nel libretto fatti in 4-5 anni. Hanno raccontato un sacco di bugie per paura, perché evidentemente forse a monte avevano dei genitori che avevano delle eccessive aspettative su di loro, che gli hanno fatto scommettere tutto solo sul fatto di arrivare alla laurea come fosse l'unica fonte di realizzazione. Queste persone particolarmente sensibili hanno preso sul serio queste aspettative dei genitori e alla fine, avendoli delusi, hanno pensato di farsi giustizia da soli e autoeliminarsi. Ecco, queste sono cose che le leggiamo eh, tutti i giorni sui giornali o vengono trasmesse purtroppo anche dai mass media. Oppure situazioni a scuola anche di bullismo che viene su su subito, persone che continuano a essere umiliate psicologicamente, verbalmente, fisicamente e dai e dai e dai, arriva il momento che queste persone arrivano anche a suicidarsi. I segnali di allarme ovviamente partono da discorsi che fanno riferimento alla morte, generici, come dicevo prima, all'inizio, poi si comincia a parlare di suicidio, a fare delle pianificazioni, poi si passa ai tentativi di suicidio o ai comportamenti parasuicidari, che sono magari suicidari di più lieve entità, ma che non vanno e non devono essere sottovalutati, perché comunque sono fattori di rischio per successivi tentativi, come si diceva prima da considerare poi se il ragazzo è depresso, se appare triste, se anche verbalizza di sentirsi giù, se mancano la speranza e, e anche il senso di, essere, di poter essere aiutati, la solitudine, la solitudine è un fattore di rischio indipendente da tutti gli altri che se presente, solitudine reale o percepita dal soggetto come solitudine, anche se non è fisicamente reale, però il fatto di sentirsi soli aumenta il rischio di ammalarsi di qualunque malattia nel corso della vita, oppure di morire anticipatamente, cioè di avere una minore aspettativa di vita, in qualunque fascia di età, giovani, adulti, anziani, a maggior ragione, eccetera. Quindi la, la solitudine è veramente una brutta bestia perché è un fattore a parità di tutti gli altri che se presente aumenta il tuo rischio di ammalarti e di morire prima del tempo. Poi la persona potrebbe anche rifugiarsi nell'uso di droghe, cannabis la più frequente tende ad abusare di alcol, di, a fumare anche di più. Eh, queste sono diciamo situazioni caratteristiche, oppure eh, fattori che aumentano il rischio, come dicevamo prima, sono il facile accesso alle armi, il fatto di essere persone impulsive e il fatto, ribadisco, di non avere nessuno con cui parlare. O perché la persona veramente fisicamente non c'è, Oppure c'è, però hai una pessima relazione con quella persona, oppure c'è, ma ti vergogni a dire a quella persona che tu hai pensieri di suicidio perché penserà che tu sei matto e quindi lo stigma e la vergogna ti bloccano dal parlare con quella persona. Che cosa eh, non è utile fare se ti capitasse di trovarti a contatto con un soggetto di questo tipo? Non devi ignorare o liquidare il suo problema, cioè del tipo eh, beh dai che parliamo di qualcos'altro. Oppure è stato lasciato dalla ragazza e gli dici incontrerai un'altra ragazza e dimenticherai presto quella che hai perso. Tu sei un ragazzo in gamba e vedrai che ce la farai. Cioè frasi così nel momento acuto in cui sta male la persona se ne fa poco. Oppure non dobbiamo neanche agire con imbarazzo e paura, perché tante volte la paura è nostra nel parlare di suicidio. Al di là della persona in sé, siamo noi che abbiamo solo, solo il fatto di citare questo, eh, questo vocabolo, è qualcosa che ci... Diciamo, ci, ci crea paura a noi stessi, quindi qualcuno che, a qualcuno avrebbe da dire non stare mica pensando veramente a suicidarti, giusto? Ecco, neanche questo va detto. Oppure non bisogna né sfidare o dibattere con la persona del tipo vedrai che le cose andranno meglio di sicuro, guarda avanti, non sai che è una cosa idiota uccidersi, ecco, perché la persona potrebbe sentirsi. Sottovalutata o non considerata nel suo star male, oppure addirittura criticata o giudicata, cosa che non deve mai succedere questa. Oppure non dare ovviamente consigli dannosi della serie dai che andiamo io e te adesso a ubriacarci, dimentichiamo tutti i nostri problemi. Ovviamente no. Cos'è di aiuto invece? Mostrare attenzione alla persona. Quindi una persona che vuole aiutare un soggetto adolescente o giovane eh, o di qualunque altra età, aggiungo io, ecco, in situazioni di crisi. E se lo vuole veramente aiutare, deve essere disponibile, quindi deve essere una persona che se la sente di fare questo, altrimenti bisogna che si rivolga a un altro e lo coinvolga. Deve dedicargli tutto il tempo che serve, che può significare un'intera mattina, un intero pomeriggio o un'intera giornata. Si mette all'interno di una stanza tranquilla, non deve più guardare l'orologio, lo smartphone, cioè deve annullare tutti i suoi appuntamenti per stare con questa persona. Ascoltarla attivamente in maniera empatica e attenta e farla parlare in modo che questa persona comunichi tutto quello che ha dentro, tutte quelle ansie, quelle preoccupazioni, quei pensieri suicidari che non ha mai avuto il coraggio fino a quel momento di dire a nessuno, devi come fargli svuotare il sacco, farla svaporare, cioè come quando no, per ridurre la pressione nella pentola, la pressione cominci a eh, fare svaporare, appunto, a togliere il vapore, no, la pressione che c'è dentro. Allora, una persona potrebbe approcciarsi dicendo: Mi preoccupi, eh, mi stai a cuore, come ti senti? E quindi farle esporre quelli che sono i suoi vissuti, cioè cosa sente questa persona. Dopo, la persona ti parlerà anche dei problemi che stanno alla base del suo star male. Però la cosa più importante è che tu ti concentri su cosa lei sente. Allora, poi gli fai le domande eh, di vario tipo, ma soprattutto ascolti. Ma la domanda che devi fare è: Se non te lo dice lei, stai pensando per caso al suicidio? e quindi da lì cominci a eh, diciamo farla parlare sull'argomento. Non lasciare questa persona da sola, nel senso dirle guarda ci sono io, non sei da solo, permettimi di aiutarti e chiaramente lo scopo che devi raggiungere qual è? Ovviamente non è che tu, ma neanche io che sono un professionista, devo pensare in un pomeriggio o in una giornata di risolvere i problemi di una persona che magari si porta dietro da mesi o anni, e che la sta facendo pensare che il tunnel non si vede luce, per cui comincia a pensare che vuole suicidarsi, non sarò certo io ad avere il colpo di bacchetta magica a risolvergli tutti i problemi, nel senso che se ho dei consigli, per carità, li posso anche dare, però non mi viene richiesto come modo di aiutare la persona, di risolverle i problemi che lei non è riuscita, ripeto, in tanto tempo a risolvere. E non è compito mio neanche... Di eh, abbassare i livelli di ansia di questa persona fino a zero. Perché se questa, è una perso se questa persona ha un'ansia, dico per dire che ha un valore mille, è difficile che anche in qualche ora, in cinque ore, in sei ore tu riesci a portarli a zero. Però qual è lo scopo del mio dialogo? È quello di fare abbassare i livelli di tensione e di ansia di questa persona sotto un'asticella, un livello rosso critico tale per cui se anche ha ansia ma è sotto questo livello, questa persona non è più, almeno nell'imminenza e a breve termine, a rischio di farsi del male. Perché da un certo livello in su è talmente tanta la carica che veramente è a rischio di prendere e buttarsi in un fiume. Se invece scende l'ansia sotto un certo livello critico, ed è questo lo scopo del mio intervento di aiuto, io riesco a fare in modo che sia sventata, almeno per oggi o per domani, nel qui e ora o nel breve termine, il rischio di suicidio. Cioè che metta in atto, che agisca questi pensieri che ha nella propria mente. Quindi questo è lo scopo. Se poi uno anche qualche consiglio concreto lo può dare, però non viene richiesto, ripeto, né che tu gli risolvi i problemi in un pomeriggio di tutta una vita e né che tu gli porti l'ansia da mille a zero. Se tu gliela porti sotto 100, sotto il livello critico, l'asticella, tu il tuo dovere l'hai già fatto. Poi ovviamente devi aiutare la persona in che modo mettendola al sicuro in protezione. Quindi se non potrai tu, magari la sera, la notte starle vicino, dovrai affidarla a delle persone congiunti, parenti, amici, chiunque sia, persone fidate che possono anche turnandosi stare vicino H24 a questa persona, quindi guardarla e controllarla. Che non prenda la porta e scappi via. Ovviamente nei casi critici eh, a, porti questa persona subito da un professionista, se la situazione è molto critica la puoi portare in pronto soccorso dove c'è sempre la guardia psichiatrica nelle 24 ore in urgenza, se invece è di giorno, in un giorno feriale, quando sono aperti la puoi portare o al centro salute mentale o in aeropsichiatria infantile a seconda dell'età che ha in urgenza. E, mh, perché? Perché poi dopo ci sarà da fare un follow up, cioè un monitoraggio, quindi eh, si comincia a seguire a stretto giro questa persona per vedere che questi livelli di ansia siano mantenuti bassi e perché lei eh, possa eventualmente iniziare una terapia, o farmacologico, psicoterapico, o tutte e due, e possa eh, quindi essere aiutata e supportata in modo da, eh, da fare in modo che. Rimanga basso il livello di ansia al punto che la persona eh, non è portata, diciamo, ad agire i pensieri di suicidio. Che poi teniamo presente potrebbero anche andare via, perché eh, le valutazioni che noi facciamo sono valutazioni sempre nel breve termine: cioè, io posso valutare un rischio nell'imminenza da qui a una settimana, da qui a due, però. Mm, non posso valutare un rischio da qui a tre mesi perché può darsi che a tre mesi magari tante cose si sono risolte o che la persona sta meglio e quindi non è più a rischio di suicidio oh, ecco quindi questo appunto va detto e, mm, esistono però come dicevo prima anche dei fattori protettivi per il suicidio nell'adolescenza e anche questi sono raggruppabili in tre categorie allora da, da una parte le situazioni familiari Coloro che hanno la fortuna di avere una buona relazione con i membri della propria famiglia, genitori, fratelli, sorelle, sono avvantaggiati. Coloro che hanno una famiglia supportiva, quindi il padre, la madre, che quando c'è un problema ci sono, e che quindi tu ti fidi, ti apri, eh, ricevi le loro indicazioni volentieri perché ti senti amato, eccetera, eccetera, beh, sei molto fa favorito nell'essere protetto. Per quanto riguarda lo stile cognitivo e di personalità della singola persona, le persone che hanno una buona stima in sé di base, che hanno delle buone abilità sociali nel relazionarsi con gli altri, che sono favorevoli a cercare aiuto quando sono in difficoltà, anche in ambito familiare e scolastico, che cercano consigli quando si devono prendere decisioni importanti e sono aperte ad ascoltare il prossimo, è chiaro che sono favorite, chiaramente. E poi ci sono fattori sociodemografici e culturali che possono proteggere, persone che sono ben integrate nella società persone come ragazzi che oltre che nella scuola mh, sono integrati anche in attività sportive, associazioni, eh, quanto importanti sarebbero i patronati no, di un tempo nelle parrocchie, eh, il far parte di club, far parte, si è visto, eh, che ed è importantissimo, di associazioni di volontariato. Chi fa volontariato è una persona che tende a essere mediamente più felice, più grata e più serena rispetto agli altri, è una persona soddisfatta di solito. Ed è una persona quindi che viene, si viene protetta proprio da questo, da idee di farci del male. Avere buone relazioni con i compagni di scuola che potrebbero essere dei confidenti aiuta, buone relazioni con i genitori e con gli insegnanti aiuta e essere disponibili ad accettare il sostegno da parte di persone significative della propria vita aiuta. C'è un altro fattore che aiuta e del quale sono tanto... Eh, che, che, mh, che fa molto piacere agli psichiatri, che di solito sono mediamente quasi tutti atei, però quando trovano il paziente che dice di essere cristiano, cattolico, e quindi di fronte alla domanda hai, hai idee di suicidio, lui ti dice se anche le avessi comunque non le agirei mai per questioni di fede, ecco questo fa tirare un gran sospiro di sollievo allo psichiatra. Eh, anche se questo non è credente perché dice almeno lo curo per la depressione ma non mi devo preoccupare che si defenestri o che si faccia del male perché sanno molto bene che una fede cristiana vera è un fattore protettivo altissimo contro il suicidio non è assoluto eh, perché ci possono essere persone che eh, hanno dei disturbi mentali importanti pur essendo persone sinceramente cristiane e che potrebbero tentare il suicidio anche se sono persone che eh, di, dichiaratamente cattoliche e cristiane, eh? perché eh, purtroppo il disagio mentale è disagio mentale, quando ce l'hai grave potresti arrivare a fare tentativi uno o più di questi anche, quindi anche più volte, legati al disagio che hai, che delle volte purtroppo prevale e ti, ti porta a fare queste cose, e anche se la persona è una persona di fede, però in generale la fede è un fattore che va considerato come fattore di protezione. Ecco, allora quali possono essere, e qui è importantissima la cosa, i segnali di allarme che dovrebbero essere individuati, osservati in primis, si spera, dai genitori e poi da compagni di classe, insegnanti, eh, potrebbero essere anche catechisti, eh, sacerdoti di parrocchia, eh, capi scout, mh, eh, allenatori di squadre sportive di cui fa parte la, il, il ragazzo. Eh, addirittura autisti di autobus che sono abituati a vedere tutte le mattine i ragazzi e in qualche modo a conoscerli, i cosiddetti stakeholders, cioè quelle persone che possono essere degli utili tramite dei ponti eh, non addetti ai lavori ma che possono eh, in, capire se ci sono dei rischi, dei disagi anche di tipo suicidario in questi ragazzi e quindi possono essere quelli appunto che li aiutano, come ho detto prima, e fanno da ponte invece nel portarli poi al... Eh, agli addetti ai lavori, gli esperti, insomma, coi ecco, medici o gli psicoterapeuti. Ecco allora, innanzitutto segnali di allarme sono questi. Per esempio cambiamenti repentini nel rendimento scolastico. Una persona che va bene normalmente comincia a essere disinteressata con la scuola, comincia ad andare male. I voti sono mh, voti bassi, ma il ragazzo o la ragazza più di tanto, mh, anche se prima ci tenevano, adesso non, non ci tengono più. Cominciano a peggiorare nel rendimento nello sport, anche erano impegnati, lo facevano seriamente, gli interessava, adesso non interessa più. Cominciano a perdere quegli interessi usuali che hanno sempre avuto, chi la musica, chi appunto lo sport, eh, il cinema, qualunque tipo di passione che avevano, cominciano a vedere che disinvestono, non gli interessa più di tanto ed è una cosa inusuale per loro. Perdono eh, interessi quindi nelle attività un tempo piacevoli. Potrebbero cominciare a fare anche vagabondaggio a volte, potrebbero iniziare a fumare più del dovuto, a fare abuso di alcol o di droghe, in primis la cannabis, ad essere facilmente coinvolti in episodi di aggressività e di violenza con i loro coetanei a scuola, per esempio, mentre prima non erano attaccabrighe, adesso finiscono con il litigare più frequentemente. Poi ehm, un altro fattore è questo, ehm, potrebbero cominciare. E qui la gravità comincia a salire: a disfarsi di oggetti a cui sono molto affezionati. Per esempio, una collanina, un anello, un qualunque oggetto che per loro è sempre stato di grande valenza affettiva, molto affezionati. Cominciano a dire a un amico, a un fratello, a una sorella, al papà, alla mamma: tieni, ti regalo questo, ti regalo quello. Senza un apparente motivo. Dall'oggi al domani, cominciano a disfarsi di cose per loro preziose e importanti senza un apparente motivo. Quelli un po' più grandi, ovviamente non riguarda, non riguarda i ragazzi, ma persone adulte magari, spesso vanno a fare testamento, spesso mettono in ordine tutte le loro cose, come se dovessero prepararsi a qualcosa, come se dovessero partire per un viaggio, fanno ordine nelle loro cose, nei loro oggetti. Molti di loro, tra l'altro, si è visto che nei 30 giorni antecedenti al giorno del suicidio, si sono recati per un qualunque motivo, anche sintomi fisici lievi, banali, dal proprio medico di base o pediatra di libera scelta. Sono andati lì. Non sono andati a dire mi sento male, sono depresso, voglio suicidarmi. Sono andati lì dicendo magari ho un, un po' di male, non so, alla gola piuttosto che a una mano. Cioè, una qualunque cosa apparentemente banale per la quale si sono recati lì. Allora la domanda è: perché? Tanti di loro, in percentuale significativa, si sono recati nel mese precedente al giorno del gesto dal medico di base oppure dal pediatra. Perché probabilmente in maniera forse più inconscia che conscia speravano che il sanitario si accorgesse del loro malessere, non che loro glielo andassero a dire esplicitamente o a portarglielo, a chiedere aiuto. Ma chissà, magari inconsciamente speravano che lui gli facesse lui delle domande su come stai, eccetera, no? Come fosse una sorta di ancora di, di salvataggio, insomma, che gli chiedesse qualcosa, che potesse in qualche modo accorgersi, anche se ovviamente è difficilissimo, no? Perché loro vengono lì sviandoti, portandoti qualche lamentela fisica di lieve entità. Però ecco di fatto molti di loro sono andati dal medico nei 30 giorni prima del giorno in cui hanno fatto purtroppo l'agito suicidario. E, ecco quindi anche questa è una cosa molto importante. Poi possono essere ragazzi anche che magari fino a quel momento non erano mai stati interessati alla religione, alla spiritualità, a cosa succede dopo la morte, non hanno mai parlato di morte e cominciano in casa a parlare di questi argomenti quando questa è una cosa totalmente non, che non hanno mai fatto prima, quindi desueta per loro, ecco, cominciano a entrare in discorsi di questo tipo, eh, oppure hanno variazioni di peso, c'è chi mangia molto di più in ingrassa, altri invece che cominciano a perdere peso in maniera significativa in poco tempo, insomma anche quelle sono delle, ehm, diciamo, delle variazioni eh, di comportamento. E eh, ecco quindi eh, diciamo mh, eh, dei segnali di allarme ecco ci sono, è che bisogna saperli riconoscere, interpretare, mettere insieme e, e questo lo puoi fare se tu lo sai, se qualcuno te lo viene a dire. Eh, il suicidio non è mai un evento imprevedibile, è sempre legato a sentimenti di dispiacere, di vergogna, di umiliazione, di paura, di sconfitta, di ansia. Questi provocano uno stato perturbato della tua psiche, al punto che l'unica soluzione a questo dolore mentale o psicologico intensissimo che tu provi è divenuto insopportabile, per loro l'unica via di uscita è togliersi la vita. Spesso loro portano proprio l'esempio di come trovarsi eh, diciamo all'interno di un tunnel del quale non vedono via di uscita perché la, eh, il fondo del tunnel è sempre scuro, non c'è mai luce. E ehm, loro valutano nel tempo tutte le possibili soluzioni al loro problema. Quindi non pensiamo che sia una decisione presa a cuor leggero, tranne che nei casi dove uno si suicida perché si è ubriacato e crede di vedere gli angeli che volano e si butta giù senza rendersi conto bene. Ma se una persona è lucida, lucida, però ha questa sofferenza dentro, prima ha vagliato tutto cioè nei limiti suoi personali umani, ha provato a vagliare tutte le soluzioni possibili e ha visto che non ce n'è tra quelle che gli sono venute in mente nessuna che possa risolvere il problema. Quindi dopo averle vagliate tutte, aver visto che il tunnel è oscuro e che non c'è luce in fondo, a quel punto lì cominciano a prendere la decisione. Ha ah, un fattore di rischio molto molto importante da tenere in considerazione, è che se questa persona l'hai vista in casa, depressa, ansiosa, un'anima in pena eccetera, che fa anche le cose che ho detto, no? si disfa degli oggetti eccetera eccetera. E un certo momento, dall'oggi al domani, comincia ad apparire tranquilla, apparentemente serena, e non ti spieghi il perché, perché è un mese, due mesi che è così, adesso all'improvviso ha fatto queste cose e appare serena. Ecco, questo è un segnale, salvo che non ci sia qualcuno che abbia pregato per lei, ovviamente allora lì è un intervento del Signore, ma se non c'è questo, questo mi fa capire che quella persona si è pacificata con se stessa rispetto alla decisione presa di uccidersi. Quindi il fatto che improvvisamente si tranquillizzi e non la vedi più, vuol dire come dire: mi sono rassegnato, ho vagliato tutte le soluzioni, ho deciso che la soluzione è questa. L'ho presa, mi sto disfacendo di tutto, mi sto preparando. Ecco, quindi, se c'è questo, questo è deve considerarsi fattore di rischio molto elevato, estremamente negativo, che mi deve fare pensare che eh, c'è un rischio grave e, e probabilmente imminente anche. Ecco, quindi questo perché può sembrare il contrario, quindi dice ah, chissà magari si è calmato. Sì, si è calmato perché lui ha preso la decisione, però rispetto alla decisione va sempre detto e ribadito: non la prendono mai a cuor leggero, non stanno scherzando, non stanno divertendosi. E fino a quando una persona, faccio l'esempio, si butta dal decimo piano, la persona potrebbe essere incerta tra lo faccio o non lo faccio, anche se ha deciso di farlo, ma fino all'ultimo il pensiero lo faccio o non lo faccio, è giusto o non è giusto, anche dopo aver staccato il secondo piede dal cornicione, il secondo quindi ormai non puoi più rimediare. Anche in quel momento lì la persona potrebbe, cioè è sicuramente indecisa anche dopo aver staccato il secondo piede, e mentalmente potrebbe anche pentirsi, anche quando ormai le cose però sono irrimediabili. Quindi è sempre un'indecisione continua anche nelle persone che sono le più determinate e che hanno preso la decisione inderogabile, ma nonostante tutto non c'è mai una, una sicurezza. Eh, fino all'ultimo, di dire eh, sì, sì, non, vado tranquillo. È sempre un'indecisione tra prendere una decisione tra farlo e non farlo. Ecco, eh, Per quanto riguarda ecco, il, ehm, eh, lo stato di salute mentale, l'abbiamo già detto: insomma, ci sono diversi disturbi che possono favorire il, eh, lo star male, eccetera. Abbiamo detto anche che, soprattutto parliamo in questo caso più che dei teenager, dei giovani, giovani adulti, che ci sono anche delle professioni che espongono maggiormente a rischio di suicidio, perché ti danno una maggiore facilità di accesso ai mezzi per poterti, poterti suicidare. Medici e infermieri sono a contatto con farmaci, se loro nel loro armadietto, nell'ambulatorio oppure in ospedale dove ne hanno una quantità enorme, ed è già successo questo, si prendono farmaci letali e se li, se li mangiano oppure se li mettono in vena, voi capite che per loro è molto facile, li prendono di nascosto. Oppure chi? Oppure, per esempio, poliziotti. Quanti poliziotti giovani tante volte si tolgono la vita, soldati, eh, polizia penitenziaria, hanno dei tassi di suicidio molto elevati. Perché? Perché loro hanno il facile accesso alle armi, hanno sempre l'arma con sé. E siamo al solito discorso che il solo fatto di detenere un'arma anche in casa, anche sotto chiave, aumenta il rischio di suicidio per tutti i membri della famiglia, anche per chi non è proprietario di quella arma. Poi c'è un altro fattore di rischio ancora, specialmente tra i giovani, ma non solo, che è il cosiddetto effetto Werther o effetto emulazione o, o imitazione. Vuol dire che quando un ragazzo vede un suo coetaneo, che magari lui conosceva anche, che si suicida, se quel ragazzo è in, a sua volta in uno stato di crisi, può darsi che sull'onda di quello che ha fatto il suo conoscente, il suo amico, decida anche lui, se prima era un po' così traballante nella decisione, e pur con tutta l'indecisione che ho detto che c'è fino all'ultimo, che prenda la decisione di farlo anche lui è come se gli desse coraggio. Lo ha fatto lui, sono in crisi, lo emulo, lo faccio anch'io. Stessa cosa quando va a suicidarsi un personaggio famoso che era un tuo, tra virgolette, idolo. Quanta gente si è suicidata dopo eh, il suicidio di Marilyn Monroe? Tante persone si sono tolte la vita, perché erano degli accaniti seguaci, sostenitori di questa attrice. La stessa cosa con, con cantanti come Corto Cobain e altri, che si sono molto famosi, eh, i loro, i loro diciamo, fans... Eh, tante volte si sono uccisi anche a decine, soprattutto nel primo mese dopo la morte di questi VIP, di queste persone famose. Eh, effetto emulazione, effetto simulazione, eh, imitazione, chiedo scusa. Ecco, esiste questo effetto qui. Eh, oppure il fatto di aver avuto un proprio familiare stretto che si è suicidato, il papà, la mamma, un fratello potrebbe essere un fattore di rischio per un altro congiunto che in uno stato di crisi dice lo vado a raggiungere, vado con lui, mi tolgo la vita anch'io. Quindi esiste questo rischio qui, tanto che negli ultimi anni eh, gli psichiatri hanno eh, fatto incontri, dibattiti, tavole rotonde con i giornalisti delle, delle principali testate per dire quando ci sono suicidi cercate al massimo di fare un trafiletto, ma di non... Mettere immagini cruente oppure di dedicare troppo spazio nel giornale eh, a descrivere minuziosamente i perché e i per come del suicidio. Perché chi lo legge, specialmente se teenager o giovane, potrebbe per effetto emulazione fare altrettanto. Ovviamente ci sono dei giornali che rispettano questo, ce ne sono altri che purtroppo, ahimè, sono quelli locali, quelli che devono per forza vendere quelli proprio del, limitati a quella cittadina eccetera che invece li sbattono in prima pagina sulle locandine eccetera e quindi in questa maniera fanno il male della persona. Quando una persona poi dopo si trova in una situazione di disagio mentale di, di tentativo di suicidio, che cosa bisogna fare? Allora abbiamo detto, mh, dopo aver fatto noi il nostro intervento come non addetti ai lavori lo portiamo dall'addetto ai lavori, questo lo eh, seguirà la persona Sicuramente con una psicoterapia ne esistono di vari tipi, quelle cognitivo-comportamentali o anche di altro tipo in base anche al disagio mentale che questa persona ha. Potrebbe essere aiutata con dei farmaci anche, ricordo che c'è un unico farmaco nella farmacopea psichiatrica a tutt'oggi considerato farmaco per cui è dimostrato che chi lo assume ha un minore rischio di suicidalità e questo è rappresentato dai sali di litio. Ecco. I sali di litio sono quelli che portano ad un minor rischio di eh, commettere il suicidio. E nei pazienti schizofrenici, psicotici, eh, una cosa simile viene utilizzando un farmaco mh, specifico che si chiama clozapina. Per quanto riguarda gli antidepressivi, ovviamente se la persona è molto depressa può essere tante volte il caso di doverli dare. L'unica cosa importante soprattutto per gli adolescenti soprattutto per gli under 18, è che se è il caso di darglieli, dopo aver fatto le dovute valutazioni, devi tenere presente che almeno nelle prime 8 settimane, quindi i primi due mesi che questo ragazzo o ragazza assume il farmaco antidepressivo, dovresti seguirlo a stretto giro, quindi io direi anche una volta alla settimana, in maniera costante, perché può succedere che quando il farmaco comincia a fare il suo effetto, che mediamente dopo le prime 3-4 settimane, il ragazzo o la ragazza può sentirsi meglio fisicamente, meno stanco, meno astenico, avere più energia, se prima magari ne aveva poca legata alla depressione, ma può darsi che parallelamente non sia ancora passata l'ideazione negativa, quella suicidaria, quindi l'umore sta migliorando ma non ancora troppo. L'ideazione suicidaria è un po' più attenuata ma non è ancora andata via, ma fisicamente ti senti molto più carico e molto più energico. Se questo succede, qual è il potenziale rischio? Che tu possa mettere in pratica la, eh, diciamo, il tuo pensiero suicidario perché adesso hai riacquistato l'energia, il pensiero non è ancora scomparso e tu lo metti in atto. Però questa è una cosa che non è detto che succeda sempre e comunque può essere eh, preventivamente eh, diciamo impedita. Eh, se tu segui a stretto giro e frequentemente quella persona, quindi non è che la dici ci vediamo oggi e poi arrivederci fra un mese. No, ci vediamo oggi e tutte le settimane, almeno una volta alla settimana. Voglio seguirti, <coughs> voglio vedere come evolve la tua ideazione suicidaria, se c'era, e vediamo se prendendo il farmaco tutto è sotto controllo e non c'è un peggioramento della, del rischio suicidario. <coughs> ecco, È eh, molto importante. Eh, come fattore di rischio, appunto, dicevo eh, l'helplessness, la hopelessness e anche la mancanza di uno scopo nella vita. Quindi, il discorso di avere uno scopo nella vita eh, è un qualcosa che aiuta la persona come fattore protettivo nel non suicidarsi. Pensiamo quanto noi credenti siamo tra virgolette fortunati, perché sappiamo che abbiamo uno scopo ben preciso nella vita, no? che è quello che. Il catechismo di San Pio X ha sempre detto, no? quindi conoscere, amare e servire Dio per goderlo nell'eternità. Una persona che sa questo e crede a questo è già, ha già un fattore protettivo enorme di partenza. Ma una persona invece, come sono queste persone che tentano il suicidio, nella stragrande maggioranza dei casi, che sinceramente non credono a nulla, perché non credono in Dio, non credono nell'esistenza dell'aldilà. E chiaramente si suicidano proprio perché pensano che diventando cibo per vermi il loro corpo finalmente troveranno la pace che tanto agognano per poi trovarsi invece una sorpresa. Ecco, voi capite che però queste persone lo fanno proprio perché non ritengono che ci sia nulla e quindi pensano che essendoci nulla loro hanno smesso finalmente di soffrire e di star male. Lo scopo per cui lo fanno è questo e lo fanno seriamente e sinceramente per questo motivo, non stanno scherzando. Quindi noi abbiamo una responsabilità nel portare Cristo agli altri perché in questa maniera noi potremo prevenire, ovviamente gli altri ovviamente sono liberi di accettarlo o meno, però se lo accettano ecco che si riduce anche il rischio che queste persone anche in momenti di crisi possano fare dei gesti estremi. Quindi è veramente un fattore protettivo essere nella verità. Invece chi non lo è, perché nessuno gli ha mai testimoniato il Signore, non è mai stato raggiunto oppure può essere che è stato raggiunto ma lo ha rifiutato, un altro paio di maniche, però il risultato netto finale è che queste persone fanno questo perché credono che dopo non c'è niente. E questo è proprio è quello che loro credono sul serio. E... Ecco, poi ehm... un altro rischio che ci può essere, va detto, specie nei tempi nostri, è che delle volte le persone che hanno idee di suicidio Possono poi voler coinvolgere anche i propri cari figli, genitori, eccetera, in un tentativo cosiddetto di omicidio-suicidio. Allora pensiamo ai casi di non so, un marito che ha una moglie invalida o affetta da malattia grave, incurabile, terminale o, o cronica che soffre tantissimo, che non ce la fa più lui come caregiver perché è iperstressato nell'accudimento di questa moglie e soffre nel vederla soffrire, e cosa succede? Casi di tutti i giorni decide lui di porre fine alla vita di sua moglie, che lei lo voglia o no, e poi si suicida lui. Questi sono dei suicidi definiti come suicidi pietosi, però questo è un falso pietismo umano, noi lo sappiamo bene. Però per chi non crede, loro li considerano dei, quasi dei, diciamo, dei, degli omicidi e suicidi fatti per pietà umana. Ecco, quindi questo è il modo che hanno di ragionare. Chi ragiona in questa maniera qui, che è ovviamente in senso ateo-agnostico, però si sente motivato e giustificato a fare un gesto di quel tipo dal suo punto di vista. Un altro fattore di rischio di suicidio, prima non l'ho detto, non è solo l'abuso di alcol e sostanze, ma anche per esempio la dipendenza dal gioco d'azzardo. Quante persone che sono andate sull'astrico, hanno rovinato se stesse e la famiglia, sono arrivate poi ad uccidersi proprio perché non riuscivano più a venire fuori da questo tipo di di dipendenza. Aggiungo io, ma lo tratterò credo il mese prossimo, quanti porno attori e porno attrici, che non viene mai detto, si suicidano in un'età 20-40 anni, quindi giovane, proprio per, per il tipo di vita evidentemente insoddisfacente che fanno. Ma questo ovviamente viene tacciuto pochi sanno di quanti si suicidano in quel campo lì. E chiudo la parentesi. Quali possono essere stili di vita o rimedi, chiamiamoli domestici, che aiutano a livello mentale e che quindi sono fattori in qualche modo da considerarsi protettivi anche rispetto al suicidio? L'esercizio fisico, la dieta e il mantenere un buon sonno. Il fatto di non abusare di alcol, e ricordo che l'alcol ha un effetto depressivo, depressogeno e tantomeno di droghe, questo è ovvio. Un fattore da evitare in tutti i modi è quello di stare da soli. L'isolamento, la solitudine è, è un fattore di rischio, ripeto, indipendente a sé stante per tutti. E immaginiamoci poi, oggi parliamo di adolescenti e giovani, ma per gli anziani quanto lo è di più. E poi la pratica regolare del volontariato, ecco, anche qui viene molto sottolineata come anche questo fattore protettivo. E infine anche il pensare in positivo. Ecco. L'abituarsi a non pensare secondo quei soliti cicli disfunzionali di pensiero negativi che tante volte ci portiamo dentro, ma, con, ma anche con sforzo cominciare a pensare vedendo il bicchiere mezzo pieno, quindi vedendo la parte positiva delle cose e non sempre solo focalizzarsi eh, o verbalizzare la parte negativa delle cose. La Bibbia stessa dice, dice quello che dite è quello che ricevete, quindi dice vigilate sui vostri pensieri, sulle vostre parole. Perché come pensate e come dite, ciò influenzerà realmente la vostra vita. Questo è biblico, quindi è verità assoluta. Eh? Non è solo roba psicologica, è roba proprio che viene da Dio. Ecco, quindi eh, ecco, sono tante le cose delle quali tenere conto quando si vuole aiutare una persona. Eh, questa persona bisogna ascoltarla, rispettarla, non criticarla, non giudicarla. Essere empatici con lei, mettersi o provare a mettersi nei suoi panni, vestire la propria camicia, la camicia di quella persona e entrare dentro di lei. E, e una cosa, ecco, anche importante da dire è questa: e, a volte si sì, tenta il suicidio anche per motivi diciamo eh, che sono sempre esistenziali, ma eh, che sono motivi un po' specifici. Per esempio, delle volte il suicidio può essere attuato per vendetta. Sono persone che si vendicano suicidandosi. Persone che vogliono suicidarsi per indurre negli altri dei sensi di colpa. Altri che lo fanno come estremo tentativo per farsi amare. Questo in realtà è una forma di egoismo esasperato eh? e di narcisismo anche. Altri per riparare delle colpe. Altri eh, perché eh, hanno il desiderio di ricongiungersi con una persona defunta e quindi erano talmente attaccati a questa persona che dice voglio raggiungerti e venire con te. Altri perché vogliono sfuggire a un dolore. Ecco, riguardo al dolore non parlo solo di dolore emotivo, ma parlo anche di dolore fisico. Ricordiamoci sempre che qualunque malattia che comporti uno stato di dolore intenso-cronico, quindi il dolore cronico-intenso, è un fattore di rischio per suicidio. A me è capitato di vederne anche di casi di questo tipo. Quando la persona non ne può più, il dolore non si allevia e continua ad andare avanti, la persona arriva il momento che dice: Piuttosto la faccio finita, ed è la volta anche che lo può fare. Quindi, eh, quindi ci sono persone che hanno delle malattie fisiche, che possono essere neoplastiche, quindi oncologiche, reumatologiche. Anche neurologiche, per esempio mi viene in mente chi è affetto dalla Corea di Huntington, che è una malattia genetica associata a disturbi psicologici e a depressione, è gravato da un tasso di suicidio molto più alto rispetto alla media. Non solo chi ne è affetto, ma capita anche i propri familiari, perché quando succede che questa malattia si evidenzia in età adulta di solito, la prima cosa che il neurologo dice è che i suoi figli. Vogliono farsi il test, perché dal test tu vieni a sapere se anche loro, magari sono giovani, sono condannati, in questo caso sul serio, a sviluppare la malattia. Allora ce ne sono alcuni che o non si sottopongono ai test per paura, oppure si sottopongono al test e se viene fuori che loro sono positivi e quindi sanno che svilupperanno in età adulta quella malattia come il papà e la mamma, e vedendo davanti agli occhi il quadro del papà e della mamma, preferiscono morire e vanno a suicidarsi. Quindi ci sono anche aspetti legati a malattie fisiche che possono indurti al suicidio. La disperazione, l'abbiamo già rimarcato più volte, più di ogni altro fattore è quella che è associata al rischio di suicidio. E stiamo attenti a quello che dice, secondo me importantissimo, Schneidman, che è un noto psicologo statunitense che è stato il primo, il pioniere a studiare la suicidologia, ecco, che ha detto una volta la condizione tipica del suicida è uno stato in cui la persona può tagliarsi la gola e al tempo stesso invocare aiuto, essendo profondamente sincera in entrambe le azioni. È la famosa ambivalenza, indecisione che vi ho detto che la persona ha fino alla fine. E sì che uno dice, quello vuole prevedere di tagliarsi la gola, uno dice è ben convinto, non mi pare indeciso. Eppure, come dice lui, Potrebbe avere sinceramente sia il desiderio di tagliarsela, ma anche quello di invocare e chiedere aiuto. Tanto è vero che ci sono delle persone che quando si suicidano, prima di farlo, mandano sms e chat in giro per dirlo. Allora, qual è il primo commento che fanno purtroppo anche i sanitari? Del pronto soccorso e talvolta, ahimè, anche i miei colleghi psichiatri sbagliando. È quello di dire: ma in fondo se l'ha detto a tutti vuol dire che stava chiedendo aiuto e che in fondo non aveva questa gran voglia di ammazzarsi, era più una richiesta di aiuto. Ma in realtà, come dice questo grandissimo eh, pioniere della suicidologia, è tipico della persona fare anche questo proprio per l'indecisione che ha fino all'ultimo. Così come ci possono essere delle persone che magari fanno dei tentativi di suicidio prendendo dei farmaci che uno dice ma hai preso talmente poco che co co come pensavi di suicidarti prendendo 3-4 pillole di Tavor ma quella persona magari anche in maniera goffa e comunque non è un medico nella sua testa voleva suicidarsi sul serio è che lei non avendo strumenti, non essendo un medico credeva in cuor suo di farcela con 3-4 pasticche perché magari le hanno detto così, lei non è un'esperta del settore e quindi alla fine si è concluso quasi niente, ha fatto una dormita ma non è morta, però anche quello non va sottovalutato perché quello che conta è capire il grado di intenzione che aveva la persona anche se poi l'agito non è andato a termine e magari si è concluso in qualcosa di apparentemente anche molto poco letale, poco tossico, ma questo può essere dovuto al fatto di un errore di quella persona così come ci possono essere delle persone che vogliono farsi autolesionismo e che magari sbagliano il tiro e invece di tagliarsi superficialmente si ledono un'arteria e finisce che muoiono dissanguate. Loro non volevano morire, eh, volevano solo autolesionarsi, ma siccome hanno sbagliato il tiro e hanno fatto qualcosa che non era. Eh, come, pensa come avrebbe dovuto essere secondo le loro intenzioni, hanno finito col perdere la vita. Quindi ci sono varie sfaccettature da, da tenere in considerazione, ma mai dire: eh, Ma quello non voleva veramente morire, ha mandato messaggi a tutti, ha fatto un tentativo di bassa letalità, quindi in fondo non voleva morire. Era solo È comunque una persona che mette a repentaglio la sua incolumità fisica. Quando lo fai, che sia grave o meno il grado di, di eh, diciamo. Lesioni che ti sei procurato, comunque tu hai, ti sei procurato delle lesioni, quindi comunque tu hai fatto del male alla tua persona e questo di per sé rappresenta un segnale da tenere in considerazione. Ecco questo volevo dire. L'80% di coloro che tenta il suicidio fallendolo racconta poi di essere contento di aver fallito oppure sperimenta sentimenti contrastanti, ambivalenti, sono sollevato di avere scampato la morte. Ma rimango tormentato dalla vita. Io questo lo posso testimoniare e confermare perché tante volte, avendo lavorato in reparto di psichiatria acuti, quando mi sono entrati a decine persone che hanno tentato di uccidersi, il primo giorno che mi entravano e che li accoglievo, o il secondo o il terzo, tante volte erano ancora ambivalenti. Sei pentito di quello che hai fatto? O ti dicevano no, in qualche caso anche sì, ma il più delle volte. Non riuscivi, infatti io non riuscivo a scrivere che erano pentiti. Scrivevo che erano ambivalenti, che avevano sentimenti contrastanti su quello che avevano fatto. Magari in quarta, quinta, sesta giornata cominciavano a realizzare e a dire no, eh, dottore mi sono reso conto per carità, non lo voglio più fare. Però eh, tante volte erano ambivalenti soprattutto i primi giorni. E un consiglio che io davo sempre prima della dimissione, dal reparto, era se ti dovesse succedere, che può succedere purtroppo ancora, di andare in uno stato di crisi, di avere ancora idee di suicidio, la prossima volta, io questo lo chiamavo il segreto di Pulcinella, dillo alle persone, cioè dillo in primis a chi ti circonda, familiari, amici, ma soprattutto dillo a noi sanitari in maniera tale che chiedi subito aiuto, non far perdere tempo, dillo immediatamente, comunicalo, non tenertelo dentro di te. Chi lo ha fatto posso dire che io il reparto non l'ho più visto. Chi non lo ha fatto, come gli avevo detto e profetizzato, dopo due settimane, un mese me lo sono trovato ancora lì. Perché ha fatto due, tre, quattro tentativi uno dietro l'altro. Ecco quindi. Ehm, le persone che tentano il suicidio con mezzi poco letali, come dicevo prima, non hanno realmente intenzione di uccidersi. Questa è una bugia che la gente crede. Il suicidio è spesso un atto impulsivo, non tutti hanno la possibilità di una premeditazione, non tutti conoscono bene l'anatomia e la fisiologia umana, quindi eh, non tutti riescono a sapere esattamente l'agito che fanno, che conseguenze potrà avere. Anche chi ha realmente intenzione di togliersi la vita può compiere dei tentativi di suicidio dall'esito non fatale, apparentemente banali. Però attenzione, quello che conta è cosa aveva lui nella mente in quel momento. Una famosa ginecologa italiana, ancora cinque anni fa, ha scritto un articolo, secondo me interessante, dove analizzava un po' in base ai suoi studi e al suo interesse personale, le cause eh, di suicidio, ehm, in particolare negli adolescenti, soprattutto adolescenti e giovani 15-29 anni di età. Diceva la prima causa è la solitudine, cioè la perdita o la percezione soggettiva della perdita eh, di legami affettivi, di relazioni. Questo è un potente fattore di disperazione. La seconda causa è la difficoltà o l'incapacità di affrontare le difficoltà della vita, quello che dicevo prima. Eh, persona poco resiliente, poca capacità di problem solving, eh, scarsa capacità di affrontare le frustrazioni, eccetera. La terza è una causa neurobiologica, della quale io ho parlato in seminari precedenti: che è il ritardo di maturazione della corteccia cerebrale, la materia grigia dei lobi frontali bilaterali, che è quella che serve per governare gli impulsi, quindi anche gli impulsi autodistruttivi. Se questa si sviluppa pienamente a 24 anni, nella fascia 0-23 evidentemente non è ancora sufficientemente sviluppata e quindi il fatto che tu possa lasciarti andare anche ad un impulso di tipo anticonservativo è più alta rispetto a una persona dai 25 anni in su. Una quarta causa, che è sempre su base anche congenita genetica neurobiologica, è il tipo di personalità che hai tu, una persona che tende a oscillare tra l'euforia e la depressione, cosiddetta personalità ciclotimica, oppure una persona che tende a essere tendenzialmente irritabile, nervosa, disforica, eh, rabbiosa, discontrollata, disreattiva, eccetera, è più a rischio di fare questo tipo di gesti nei momenti di crisi. Oppure, come ho detto prima, l'abuso di alcol e o droghe, che è un fattore indipendente a sé stante, che se presente aumenta dalle 20 alle 30 volte il rischio di aggressività verso di te o verso gli altri, a parità di tutti gli altri fattori. Quindi la pulizia da droghe e alcol, da abuso di droghe e alcol è fondamentale in qualunque persona prima di qualsiasi altro intervento o parallelamente. Ogni genitore, conclude questa ricercatrice ginecologa, questa professoressa, dovrebbe sempre chiedersi ma io conosco veramente mio figlio o mia figlia e dovrebbe incoraggiare una vita più sana, più vera, più sport di gruppo, più natura. Ecco, e, poi ecco, il, um, un altro ecco, um, concetto da sottolineare eh, è questo, um, molti suicidi avvengono nell'ambito dei tre mesi che seguono l'inizio del miglioramento, quando l'individuo a seguito di una terapia psicologica, farmacologica o di entrambe, Comincia ad avere quell'energia di cui parlavo prima, sufficiente per mettere in atto, cioè per agire i suoi pensieri suicidari che magari ancora non corrono, sono andati via. Quindi bisogna stare molto attenti perché eh, quando la persona, per esempio, viene dimessa dal reparto di psichiatria, quando la persona comincia a migliorare anche se non è ricoverata, però eh, fa le visite ambulatoriali, si cura a casa, eccetera, e comincia a, mi a migliorare, non cantare subito vittoria ma nei primi due o tre mesi monitorarla, come dicevo prima, strettamente per vedere che non succeda, che questa migliora sotto l'aspetto fisico, bella carica, ma magari ancora non è migliorata sufficientemente dall'atto mentale, della depressione, dei pensieri brutti, e dopo finisce che ha l'energia per metterli in pratica e li attua. Quindi attenzione perché poi quelli sono i suicidi che veramente... Fanno soffrire di più anche i sanitari e tutti, diciamo, perché sono quelli che non, uno poteva dire non pensavo, eccetera. In realtà bisogna pensarci che in quei casi lì va eh, monitorata strettamente la persona perché può essere paradossalmente proprio più a rischio. Ecco. E, come dicevo prima, se una persona comune non riesce a sopportare il peso di un dialogo, eh, che parla di, in cui si parla di suicidio con un soggetto, in questo caso adolescente giovane, perché non ce la fa? Perché parlare di suicidio la mette in crisi lei stessa, eccetera. Legittimo, allora può chiedere a sua volta aiuto a qualcun altro. Però qualcosa deve fare, cioè deve aiutare eh, la persona. Se non ce la fa lei, chiede aiuto a qualcun altro che gli darà una mano. Ecco. Eh, quello che aiuta spesso a parlare con un familiare, un amico, uno psicologo, nei casi estremi dove la persona. È altamente agitata, disforica, irritata, ti verbalizza più volte che vuole farsi fuori, eccetera. Nel cui e ora, se la situazione non è gestibile ma è veramente grave e critica, tu allerti tutti: 112, 113, 118, la persona verrà bloccata fisicamente e ricoverata in psichiatria anche a costo di fare il TSO e anche di contenzionare a letto. Se il rischio è imminente e questa, magari anche ben forzuta. Trova tutti i modi per cercare proprio di farsi del male. Io vedo che tante volte anche gli stessi carabinieri a fine anno, quando si danno i premi, eh, quelli che hanno magari bloccato una persona anche fisicamente, che vedevano che si stava per gettare dal ponte per buttarsi in, in un fiume, persona che non sapeva nuotare, ricevono di solito la lode, l'encomio, la medaglia eccetera E questo lo puoi fare in casi estremi perché c'è perché l'articolo 54 del, del codice penale, lo stato di necessità, che ti dice che quando c'è l'imminenza di un agito per cui uno sta per fare del male a se stesso o agli altri, tu sei autorizzato legalmente, senza fare reato, ad intervenire in, in tutti i modi possibili perché questo non avvenga, quindi anche delle volte a bloccarlo fisicamente, che vuol dire mettergli le mani addosso. E questo lo possono fare ovviamente le forze dell'ordine, però in casi estremi, quando c'è una situazione veramente di questo tipo gravissima, anche i sanitari o anche una qualsiasi altra persona. Ecco. Concludo con l'autolesionismo. Ecco, l'autolesionismo, abbiamo detto, è un insieme di comportamenti ecco, che non sono almeno nella mente della persona, anche se può, ripeto, può finire anche male, a volte anche senza che lo vuole, però non sono finalizzati a procurare la morte. La persona Può attuarli questi comportamenti in due modi, con l'autolesionismo vero e proprio, che è quello di procurarsi dolore e lesioni al corpo, ci sono tanti modi per farlo, i più frequenti sono i tagli. Quanti giovani ci sono già dalle scuole medie, tante volte che si tagliano superficialmente con le lamette tipo da barba, e tante volte si tagliano sulle braccia, molto spesso, delle volte anche sul torace e l'addome, e delle volte sulle, su, sulle cosce. Quando li hai in reparto, li fai spogliare perché li visiti, tu vedi che hanno proprio tanti tagli paralleli e regolari e delle volte veramente sono tanti questi tagli che si fanno e sono il motivo per cui anche d'estate girano sempre con la camicetta e non vanno al mare perché se, si vergognano di mostrare tutta la carta geografica di tagli che hanno sul corpo. Oppure le bruciature, prendo la sigaretta e me la spengo appositamente sul corpo oppure posso scagliare dei pugni fortissimi che possono portare le fratture anche delle ossa della mano contro il muro in momenti di rabbia, oppure posso dare delle testate, anche testate con ematomi ben evidenti, in momenti di rabbia, eccetera eccetera eccetera. E parallelamente ci sono altri modi che sono quelli chiamati autodistruttivi per farsi del male. I più frequenti sono l'abuso di alcol, mi ubriaco pesantemente, l'abuso di droghe, comportamenti sessuali promiscui non protetti, quindi gioco alla roulette russa, rischio di prendermi malattie, IDS e quant'altro, guida spericolata, eccetera, eccetera, ce ne sono tanti. Questi comportamenti autolesivi, autodistruttivi, che fanno parte della categoria in generale dell'autolesionismo, eh, trovano che spesso sono compresenti, in percentuali diverse, ma co compresenti nella stessa persona, hanno due motivazioni alla loro base. Una, che tu sei una persona geneticamente, quindi congenitamente predisposta ad essere disreattiva, cioè sei disregolata. Quando succede qualcosa, dai sfogo alla tua emotività in una maniera che è eccessiva, che è abnorme rispetto alla media delle altre persone. Succede qualcosa e cominci a urlare, eh, a dire parolacce, bestemmie, a picchiare sul muro, a lanciare oggetti, eccetera. Sei disregolato, discontrollato. E questo anche per una predisposizione, ripeto, genetica, non è una condanna, è una predisposizione. La seconda cosa è l'ambiente, l'ambiente familiare, che tante volte è un ambiente dove hai subito dei traumi, che possono essere fisici, psichici o sessuali, specialmente in età infantile, e dove i tuoi genitori o l'ambiente familiare dove vivi ti ha fatto crescere in una maniera invalidante, cioè è stato un ambiente dove ti sei sentito o rifiutato, o comunque non hanno mai voluto prendere in considerazione l'importanza dei sentimenti, delle sensazioni, dei tuoi pensieri. È sempre stato dato un'importanza quasi pari a zero a queste cose. Dal mix di queste due cose, quindi crescere in un ambiente eh, invalidante, eh, eh, con traumi anche che hai avuto, e con questa base di predisposizione biologica ad essere una persona con disregolazione emotiva, nascono questi agiti. Perché vengono fatti, perché vengono attuati, perché in situazioni di stress, condizioni esistenziali stressanti, la persona non ha altro modo che reagire così. È l'unico modo che ha, che è un modo disfunzionale, sbagliato, negativo, patologico, di reagire a queste situazioni. Perché tante volte la persona si taglia nello specifico e quindi dice ma come, è masochista, si vuole fare del male, sente dolore, vede il sangue uscire? Perché? Siccome queste persone stanno veramente male interiormente, sono persone che hanno una sofferenza, un disagio interiore elevatissimo, hanno sensazioni di vuoto, anche molto spesso verbalizzano mi sento vuoto, eh, sto male, per riuscire a superare questo dolore mentale che hanno, si procurano un dolore fisico. Non è un dolore che durerà per un totto di tempo, non tantissimo, ma fin tanto che io ho quel dolore fisico... Anestetizzo il mio dolore psichico, quindi è come io per un tot di tempo non sento più il mio dolore, il mio malessere psichico, perché quello fisico diventa preponderante. Il male fisico, del cui è ora il sangue che mi esce, fa sì che mi fa anestetizzare, dimenticare, distogliere l'attenzione, almeno per un breve periodo di tempo, dal mio malessere interiore. E questo soprattutto nelle situazioni di iperstress. È una modalità, come possiamo capire, patologica. Uno deve imparare a riuscire a gestire certe situazioni in una modalità matura e la psicoterapia. Certi tipi di psicoterapie specifiche servono a insegnarti proprio concretamente questo: come fare se ti trovi in crisi e ti insegnano come fare. Però loro di per sé non trovano altro modo che fare questo ed è il motivo per cui si tagliano, si spengono le sigarette addosso e hanno questi comportamenti. Anche in questo caso c'è un fortissimo effetto emulazione perché. Molti compagni di classe, compagni di squadra, sì, per chi fa sport, eccetera, o quelli che vanno nelle chat, community, web, eccetera, che danno la loro testimonianza, spingono altri a fare altrettanto. C'è un effetto emulazione fortissimo, tanto che l'autolesionismo, se uno va veramente a chiedere, è molto più diffuso di quello che uno pensa. E i genitori tante volte, almeno i primi anni, non lo sanno neanche, perché il ragazzo o la ragazza va al gabinetto a tagliarsi, non si fa vedere davanti agli altri e non si fa la doccia davanti ai genitori. Quindi i tagli che ha, forse li potrà vedere il pediatra o la persona che per qualche motivo li visita, ma questi non, non mostrano quello che fanno. Poi si viene a sapere, perché prima o poi cosa succede, che questi eh, purtroppo eh, eventi o episodi di autolesionismo sono fattori di rischio a agiti più gravi, come dicevo all'inizio, cioè anche agiti suicidari poi a lungo termine. Quindi non vanno sottovalutati perché è vero che il taglio nel cui ora vabbè, ti sei tagliato, eh, mettiamo, ti pulisco la ferita, una sutura, è finita, però e tante volte non servono neanche i punti perché sono dei tagli superficiali. Però il fatto di farlo e abituarti a farlo è come avresti rotto il ghiaccio. Allora un domani che, ci sono, che dovessero insorgere problemi o situazioni di vita gravi, ancora più importanti, la persona che è già abituata a fare questo, da lì... Basta che faccia un salto oltre e comincia a passare all'agitto veramente magari parasuicidario e poi suicidario franco, cioè quello proprio grave, dove veramente non vuole solo farsi del male perché così attutisce il suo dolore morale, ma proprio fa del male per morire. Quindi è un fattore di predisposizione. Quindi non va eh, sottovalutato e si può lavorare anche efficacemente. L'importante è che la persona collabori perché questi ragazzi e ragazze purtroppo che hanno disturbi spesso di personalità di tipo borderline, eh, cominciano le sedute e poi dopo 3-4 mollano, quindi questo è il punto, cioè gli altri gli insegnano come si fa anche efficacemente a cercare di non reagire così, a non tagliarsi, eccetera, però la costanza purtroppo è il punto debole di queste persone, quindi devono essere pungolate, stimolate non solo dai terapeuti ma anche dai genitori, se c'è famiglia dietro ovviamente, che li spingano a continuare a non desistere, ma a proseguire il cammino, il percorso, in maniera tale da poter venirne fuori. C'è gente che ne viene fuori, però non a tutti funziona così, specialmente quando c'è parallelamente, e questo è frequente, il coabuso di alcol o sostanze, che è un quadro che va a sporcare tutto e a peggiorare tutto. Tanto è vero che queste persone sono seguite sia dai servizi per le dipendenze che dagli psicoterapeuti del... Della neuropsichiatria infantile o del centro di salute mentale, quindi da op operatori sanitari specialisti di più settori. Ecco. E le sostanze purtroppo ti aumentano l'impulsività, quindi anche il tagliarti, il rischio è più alto se tu abusi, eh, c'è poco da fare. Ecco, io avrei terminato, se in questi ultimi dieci minuti, in quarto d'ora c'è qualche domanda, volentieri.